Buonasera e benvenuti a questo posticipo di Premier League fra Tottenham e Chelsea. Terza giornata, un saluto da Davide Sgroi e Tancredi Costa. Diamo una breve lettura delle formazioni. Tottenham che si schiera con Di Maio in porta, Arculeo, Cannatella, Contino, Loriano, Zambito, Arnone, Romano, Ceravolo e Falletta. Chelsea che invece si schiera con Daguanno in porta. Chelsea in questo momento non è neanche in sette in campo, probabilmente inizierà con uno o due uomini in meno, manca proprio Daguanno in porta, poi Di Fresco, Barbera, Stassi, Amato, Gioia, Buttafuoco e Russo. Vediamo chi andrà in porta, già siamo fuori orario, vediamo chi andrà in porta nel Chelsea in questi primi minuti. Se arriveranno gli uomini dei Blues. Inizia quindi il Chelsea in inferiorità numerica questa partita con Marco Russo in porta. Il Chelsea dovrà limitare ovviamente i danni questi primi minuti. Russo, Amato, pressa alto ovviamente il Tottenham che vuole cercare di sfruttare subito la superiorità numerica. Falletta, Contino, prova il destro, Russo con i piedi a spazzare, Arculeo, giustamente la panchina del Tottenham chiama la conclusione da lontano visto che comunque il Chelsea è senza portiere. Falletta,
per Arnone. Contino non prende lo specchio della porta. Messa al fondo per il Chelsea, Russo. Amato. Lancio lungo, Arculeo è da solo. Palletta, pressing di Gioia. Qui bravo Gioia a recuperare. Cercare di tenere alta la squadra. Che si trova in 5. Arculeo. Dai, velocizza Arcu. Velocizza Arcu. Calda. Ancora Arculeo con la punta. Russo attento come può. Cross al centro, Arnone al volo. Ci ha provato. Così si vede meglio. Controlla ora. Secondo me si vedeva meglio, fidati di me. Ho il dito Chantecler. Prendi la lu, veloce. Veloce, la lu, veloce. È passato Gioia. Bravo, Di Maio. Bravo. Occasionissima per il Chelsea che è sotto di due uomini. Oh raga, dai Arcu. Ha avuto un'occasionissima con Gioia. Sta passando in vantaggio il Chelsea col suo 7. Palla dentro, la Barbera con la testa. Tottenham comunque ha iniziato male questo match. Forse perché psicologicamente l'essere due uomini sopra non li ha aiutati. Ancora non si vedono i due uomini del Chelsea. Quindi Blues che ancora al terzo minuto rimangono in inferiorità e hanno avuto l'occasione più importante della partita pochi secondi fa con Gioia, che però ha sbattuto addosso a Di Maio. Si vedono meglio? Tira Arcu! Continuo. Sì. Sì, lo sto facendo. Chiuso la Barbera. Arculeo, stop, si gira di fresco. Lotta e riconquista poi il rimpallo, arriva la palla a Romano. Rimesso dal fondo per il Chelsea, che sta ancora lottando per cercare di andare in svantaggio. Coco Gioia a fare la lotta completamente da solo. Cannatero lo butta giù. Continuo, bello stop. Amato, come può? Come può? Ai campi del sole l'ha lanciato il pallone. Fatto bene qui. E ha guadagnato anche rimessa laterale. Cioè tu immagina se l'avessimo aspettato gli altri, ancora 24. Barbera con la testa a cercare la sponda di Amato. Palla che non arriva. Palletta con le mani. Cannatella a centrocampo da solo, prende anche una botta. Rimane comunque in piedi. Arculeo, molto spazio, guarda la porta, avanza con la punta. Amato è di fresco a difendere. Continuo, ancora il Tottenham avanti. Gioca ancora Continuo, troppo solo però. Interviene Gioia che riparte, uno contro tutti. Gioia, grandissima giocata. Tiene la maglia Arnone. E calcio di punizione per il Chelsea che affida tutto nelle spalle, nei piedi di Coco Gioia. Amato di fresco. Russo pressato a Romano. Ora di fresco. Ancora Russo. Amato gira palla il Chelsea.
Russo. La Barbera centralmente, bel tacco per Coco Gioia. È passato il Chelsea, fermato. In questa occasione Coco Gioia d'Arnone. Sono in 5 attanzi. Bella chiusura del difensore del Tottenham. 6 sul cronometro, il Tottenham ancora non ha effettivamente avuto occasioni importanti. Arrivano adesso Sassi e da quando, con tutta la calma del mondo. Barbera, bella giocata. Palletta. Stassi e Daguanno passeggiano, si devono ancora cambiare. Arculeo, Cannatella, prova la conclusione. Non entra Roma, non entra nessuno. Chiama il time out il Chelsea, adesso la partita è di nuovo equilibrata. Finisce ora il time out per il Chelsea. Stassi e Daguanno sono arrivati. Si aspetta ancora il portiere del Chelsea, che sta affrettando i tempi. Riparte il Chelsea per ora senza Daguanno, con Stassi fra i pali. Russo. Di fresco. Ancora Russo. Guarda avanti, Gioia lo serve male. Arnone a chiudere. Falletta. Guarda canno, guarda canno. Continuo. Finta di corpo. Su Barbera, ancora continua, ha vinto il rimpallo. Gioca per Romano, avanti. Mette palla sul sinistro, il 7, poi incespica un po' sul pallone. E lo chiude Amato, entra adesso in porta Daguanno. Lauri, Lauri. Continuo, finta ancora su Barbera. Sul mancino, c'è poi Barbera il rimpallo su Romano. Dal fondo per il Chelsea, che comunque ha retto benissimo per 7 minuti in 5 contro 7. Una mini impresa, non essere già sotto. E addirittura ha avuto l'occasione più nitida del match con Coco Gioia, che li aveva saltati tutti, ma Di Maio ha detto no. Romano contro Di Fresco. Amato poi spazza. Laterale Tottenham. Ricordiamo che Daguanno nel Chelsea in tutto questo sta parando con un dito rotto. Tira, tira. Falletta, sbaglia il passaggio. Di Fresco ha anticipato. Coco Gioia a combattere con Arculeo. Stassi, bella palla dentro per Russo, che non stoppa bene, lotta con Arnone. Arriva Di Maio per la sua. Chi sale? Sali Gre. Dall'altro lato, continua, palla troppo lunga.
Russo. Raga, fermato da Arnone. Cannatella, Arculeo prende campo sulla destra. Arculeo, bel tunnel su Barbera, rientra. Non serve Arnone, serve ora Falletta. Palla fuori. Arriva solo adesso Buttafuoco. Chelsea, squadra più ritardataria del torneo. Una delle due cose che devo buttare pure la birra nel cesto. Ah, te la fatta con un calcio. Amato. Dentro. Coco Gioia a lottare al culo lo chiude. C'era. No, mezzo conto. Stassi con le mani, Russo si gira bene. Poi controllato probabilmente con la mano. Fallo in attacco. Entra intanto in campo Zambito, un gran ritorno. E anche il Toro Loriano. Falletta. Fermato a Barbera. Ancora Barbera ad avanzare per Coco Gioia. Palla dentro Zambito, bella chiusura difensiva. E poi esce alla grande il Tottenham, tutto a un tocco con Arnone. E Ceraulo, palla per Loriano. È uscito da Guanno. Bellissima parata del portiere del Chelsea. Russo fa scorrere contro Arculeo, non è una buona idea. È pazzo. E guadagna rimessa laterale. È paranoico questo ragazzo. Dai, giochiamo! Paranoico. Ma glielo ho pure detto. Ma glielo ho detto io. Ma lui è. Giuro. Solo che non ha gli occhiali, quindi. C'è più rispetto. Loriano lotta bene. E prende fallo. Pressing di Amato. È il Toro, è il Toro. Il Toro Lautaro Loriano. Andrà Arculeo a battere questa punizione. Ma qualche fallo di là. Arculeo sul pallone, due in barriera per Daguanno. Arculeo con l'esterno raso terra, Daguanno se la trova lì. Papera di Daguanno, incredibile. E l'arbitro tra gol al Tottenham, probabilmente di Ceraulo. No, non era già entrata. No, la palla non è già entrata, lo so, era già entrata. Vediamo a chi assegnerà il gol l'arbitro. Era già entrata. Signore Arculeo segna il gol ad Arculeo, la palla era già entrata, Daguanno non l'ha vista passare. Gli è passata sotto le gambe, gli è rimasta lì, non l'ha vista. Perché la barriera è saltata, la palla è passata sotto, Daguanno non l'ha vista passare. Il gol è qua. Poi il Tottenham. Ma il Tottenham va avanti in maniera un po' rocambolesca. Vabbè. Basta che scrivo Arculeo. C'erano due bottiglie, uno allora e l'altro dove l'avete messo. Sì, raga, l'arco l'ho messo uno là e uno là. Entra Cri! Entra uno! Lì. Uno c'è, l'altro non lo so. E l'altro l'ho messo quello là. Dice che l'altro l'ha messa lì, quindi sarà lì. A terra lì, dietro. Ciao. Arculeo da lontano! Palla che sfiora l'incrocio. Daguanno comunque un eroe. Perché si tocca continuamente la mano col dito rotto. Ma non molla. Non molla il portiere del Chelsea. Il man of the week della prima giornata. Proprio lui. Serve ora Marco Russo. Con la punta serve Tancredi Costa in telecronaca. Ci ha provato. Fa
palletta con le mani, avanti per Loriano, a chiudere Barbera, si gira bene, Gioia alla grande, serve ora Barbera, Barbera, Barbera con la punta! Di Maio col piedone, come prima su Coco Gioia, grandissima parata e riparte la Loriano contro Stassi, guadagna fallo. Il 10 del Tottenham, 10 su 10. E altra punizione per Arculeo. Provato il Chelsea a farsi vedere. Tottenham si difende bene, riparte bene anche un grande portiere del Tottenham. Di Maio, un bel portiere, fino a questo momento si sta rivelando. Due parate sicuramente decisive del portiere del Tottenham fino a questo momento. Su Coco Gioia e ora su Barbera. Ancora Arculeo con la punta dentro, Cerovolo tocca Loriano. Palla deviata Marco Russo. Palla fuori. Arculeo e schema, è uscito Zambito dai blocchi. E in qualche modo si salva la difesa del Chelsea. Con le mani Cerovolo, con la testa Palletta, ora Zambito a servire Arculeo. Cespica un attimo sul pallone e serve lungo linea il capitano. Cerovolo è passato, Cerovolo colpito in piena mano, Loriano palo pieno, poi Cerovolo al volo. Non entra il pallone per il Tottenham, che sicuramente è molto 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 più pericoloso adesso rispetto a quando il Chelsea era sotto di due uomini. Bravo! Palletta giocata su Coco Gioia che la riprende. Cerovolo poi a lottare. Rimessa laterale per i blu. Sassi con le mani dall'altro lato per Buttafuoco. Controlla il pallone all'indietro e gioca per Daguanno. Fallo in attacco per gamba tesa, giusta la decisione dell'arbitro. Cerovolo è entrato a gamba tesa su Daguanno, poi si è avuto fatto la male. Alla fine, sì. Poi si è fatto male. Credi, seconda voce si torna. No, io ho detto che è meglio seconda voce che prima. Specialmente quando parli di Cristian Conti. Bravo, è che Cristian Conti gioca troppo poco. Forse oggi sono vestito con Di Maio. Vediamo. Stassi esterno, bello per Russo, centro del centrocampo, completamente solo, guarda la porta, palla alta, poteva sfruttare meglio questo contropiede il Chelsea, è salito Buttafuoco a sinistra, Stassi a destra, c'era Coco Gioia davanti a lui, ha tentato comunque la conclusione il 90. Isa Cacere, su! Russo recupera palla su Arnone. Non riesce a tenerla in campo però. Zambo, mi raccomando. Zambo, mi raccomando. Barbera con la testa. Altra laterale per il Tottenham. Al dodicesimo. Russo dentro per Gioia, bella giocata, saltata Arculeo, Gioia con la punta dentro, Barbera ha provato a metterla dentro col ginocchio. Gioia adesso si sta lamentando per i troppi colpi ricevuti con il direttore di gara. Oh, salito, Alba, sali! Palletta, pressato a Stassi, non riesce a passare e gioca dietro. Ragazzi, siamo messi male, raga, malissimo. Arculeo per Zambito. Stassi, stop, dentro, palletta a chiudere, Zambito a ripartire, esterno, Loriano, anticipato benissimo da Buttafuoco che sale ad aiutare, Stassi mette dentro Buttafuoco, toccato. Di Maio poi, attento. Albi, sali! Sali, Albi! Jerry, sali! Arnone!
bella palla dentro, ha capito tutto di fresco e non la fa passare. C'è l'avolo di prima, Amato a chiudere, bella giocata di prima di Barbera di fresco per Cocogiri che lotta con Arculeo, questa volta fa fallo l'attaccante del Chelsea. Sarà un bello scontro quello fra i due. Falletta ci prova lontano da Guanno, che adesso a ogni intervento quasi piange, si tiene sempre la mano. C'è Ravolo dentro forte, non controlla nessuno. Vediamo se l'arbitro dice che ha toccato Gioia. Secondo me sì. Sì. Rimessa per il Tottenham. Sì, ha ciccato il controllo il set. Guarda Timothy. Rimessa Tottenham. Arnone Timothy. Con le mani. Falletta. Sali, Cherry. Vai, vai, uno. Guarda la porta. Finta voleva servire Ceravolo. Stassi col tacco. Serve Coco Gioia. Uno contro uno con Arculeo. Va sul sinistro. Tunnel. È rientrata la grande Zambito. Ma non molla Coco Gioia. Dietro, ragazzi, ragazzi. Romano. Romano. Stassi con la testa. Falletta prestata da Gioia. Tranquillo su Arculeo. Che adesso può impostare serenamente. Lancio lungo per Ceravolo. Che aveva preso Amato alle spalle. Non è riuscito a intervenire però con la testa. Amato, palla lunga a servire Gioia che non arriva. Arriva dietro di lui per Arculeo. Falletta, lo chiude Gioia che lo ferma e la tiene anche in campo. Gioia contro tutti. Passa comunque. Fallo di Arculeo che al terzo prende il giallo. Fallo di prima, signore. Tiro. È lo stesso fallo di prima qua. Giallo per Arculeo. Qui il Chelsea avrà una buona occasione. Con Stassi. Ti metti bene che non ci vedo. Bravo, giallo. Bravo, bravo. Cannatella espulso. Lo devi riprendere. Stassi sul pallone. Chiara, Chiara in primo piano. Si vede più chiara che la palla dentro la il rigore. Stassi dentro forte a chiudere Ceravolo. Riparte il Tottenham, pressing altissimo di fresco. Si aiuta con Daguano che però sbaglia. Zambito dentro per Loriano. Loriano colpito in pieno Amato. Ha voluto. Le foto che mi hai fatto sono orribili, fammelo un decennio. Non le ho fatte io prima. Quella che arriva Ceravolo al volo. Ci ha provato. Da Guanno al rinvio. Lungo per Barbera che con la testa colpisce involontariamente Coco Gioia. Manca un minuto. Di fresco con la testa. Gioia a lottare con Arnone. Palla che termina fuori. Un minuto. Con le mani lungo. Loriano a lottare. Zambito anche di fresco gliela toglie e riparte Zan. Bella giocata di fresco, lo chiude Falletta. Loriano finta di corpo, perde il rimpallo, allontana anche il pallone, prende anche Loriano. Albe! Loriano e Arculeo ammoniti finora. Butta fuoco con le mani. Poggia col petto. La butta fuori adesso. Signore, è la stessa cosa. Perché non le mani? Perché non le mani? Coco Gioia. Anche Loriano si lamenta con l'arbitro. C'è Ravolo. Stop un po' complicato. Ferma poi Barbera. Amato. Fallo. Ceravolo e finisce qui il primo tempo 1-0 Tottenham.
Ricomincia adesso il secondo tempo. Romano sul pallone. Va, va, vai, gioca. Non possiamo cambiare i tre difensori. Arculeo perde la palla, Russo intercetta e va a lottare proprio con Arculeo. Tiene bene palla all'88 e guadagna rimessa dal fondo. Arculeo. Cannatella. Falletta, pressa alto Stassi. Ancora Cannatella che vuole il lancio lungo su Romano. Lo effettua ora. Va troppo lungo. Effettuare. L'altra volta no, sono andato in. No, l'altra volta ho laggato perché tu. Che cos'era successo? Forse c'era la punizione su di te. Pensavo te la stesse chiamando. Ho cominciato a laggare. Ho detto. Ti giuro che l'ho visto anche 10 volte. Io ridevo come un pazzo. Barbera. Centrale, si è girato bene di fresco. Di Maio. Con tranquillità. Falletta a condurre il pallone, sempre a cercare il Romano centralmente. Amato però lo sta chiudendo alla grande fino a questo momento. Russo di prima voleva fare sponda sul di fresco. Falletta intercettato, non è arrivato Romano che involontariamente ha fatto fallo però su buttafuoco. Si era inserito Cannatella. C'è fallo però su difensore centrale del Chelsea. Di fresco si gira, continua a intercettare Amato, a spazzare Stassi, non la tiene in gioco. Finito il primo tempo. Non è il nostro campo. Chiedi a Fede. No, non glielo chiedo, no. Cannatella pressata di fresco, rischia, si appoggia su Falletta e si appoggia a Di Maio, pressato dal Russo. Fa fallo l'attaccante del Chelsea. Ha rischiato tanto in questa occasione il Tottenham. Arculeo porta palla, non arriva Barbera. Adesso Arnone, era bella la giocata su buttafuoco. È attento però il 32. E adesso vuole cercare il rimpallo. Lauri. Colpisce però involontariamente Barbera. Ed è laterale allora per il Tottenham. Palla dentro con la testa. Non è arrivato Cannatella. Arnone, bella palla messa giù. Colpito buttafuoco. Calcio d'angolo per i bianchi. Continua dentro Romano Voltacco. Grandissimo riflesso di Daguanno. Russo a pressare Falletta, ha rischiato qui l'otto del Tottenham. C'è fallo però da parte di Russo. Falletta rischia ancora sul pressing di Stassi e di Russo. L'aveva persa, l'ha riconquistata. Cambia tutto ora per Arnone. Finta di servire Falletta e va centralmente il 6. Servito ora continuo. Suola. Fermato a Di Fresco, vince per il rimpallo. Serve Cannella, Amato ancora continuo. Fallo di Amato. Che prende giallo. Lascia la continua. Proprio continua, ha guadagnato la punizione e andrà a batterla. Va, continuo Daguanno. Miracoloso Daguanno. Partirà dietro, partirà. La parata del portiere del Chelsea che tira ancora a galla i suoi. Di nuovo continuo. Cannatella. Stavolta cicca il pallone e lo butta fuori.
Chelsea che però comunque è ancora in partita, ha avuto due occasionissime non sfruttate da Coco Gioia e da Barbera. Poi il Tottenham non è ancora riuscito a chiuderla, sebbene abbia comunque avuto molte più occasioni. Qua Sassi da lontanissimo, vola in cielo Di Maio, e la gufata per poco non era servita. Altra grandissima parata, grande di, parata Maio. Di Maio, sta tenendo a galla il Tottenham se vogliamo. Ci ha provato di fresco dal calcio d'angolo. Anche grande tiro di Stassi. Due grandi esecuzioni. Ma invece tu che sei diciamo feticista dei portieri, come li stai vedendo? Due grandi portieri. Anche da quando sta parlando con me. Romano, bella finta. È saltato un buttafo con Romano. Stassi liscia, ancora Romano, ancora Stassi. Ma incredibile quello che è successo nei rigori del Chelsea. Siamo sesto minuto. Non può entrare la palla al set del Tottenham. Stassi con le mani, Barbera sponda, scambiano ancora i due. Barbera centrale, Di Fresco, ancora Barbera, calcione rimediato da Di Fresco. Barbera finte su Cannatella, serve buttafuoco, centrale Russo, stop, finta, si gira col mancino, inciampa Cannatella, spazza Arnone, corre Romano contro Amato, la tiene Amato, guadagna laterale. Con le mani lungo, Russo la sponda, non c'è nessuno però dietro di lui, solo Arculeo che guarda la porta, tira, tira, e guarda la conclusione, non lo fa. Palla fuori, larga di morte. E poi se ci pensi Tottenham che è andato in vantaggio su un'indecisione clamorosa di Caguanno, non ha visto la palla passare sotto la barriera. Adesso lancio lungo per Russo che manca il controllo sul lancio di Stassi. Era bella l'idea del 10 del Chelsea. Palletta, è passato, cambia tutto per Cannatella, ha spazio, guarda la porta. Brutto il tiro del 27 stavolta. Tantissimo. Hai detto che non si deve venire. Non lo so, non lo so. Deve prenderlo online via. Butta fuoco, palla lunga. Non arriva nessuno. Dai. Per chi? Vai ma. Te l'ho detto la tua arbitraria io. Bravo. Di Maio preso dal Russo. Ora Arculeo. Palla lunga all'altro lato, si è inserito bene. Continuo. Che però non stoppa. Torna Gri. Senza fallo. Giallo in due. Del direttore di gara. Ci c'è. Butta fuoco, pressato da Romano. Centrale Di Fresco, ha molto spazio. Adesso Barbera. Russo, sponda ancora Barbera. Cannatella. Non si ferma un attimo. Continuo, lungo linea, imprendibile questa palla però per Cannatella. Amato prende campo, guarda la porta. Tentativo un po' fine a se stesso in questa occasione di Amato. Rientra intanto in campo Coco Gioia, Arculeo, servire Romano, butta fuoco a chiudere. Cannatella. Voleva l'inserimento di Arnone, non si sono capiti due. Barbera, palla lunga per Coco Gioia. Si era mosso bene, pallone però un po' troppo lungo.
Lancio lungo di palletta. Arnone con la spalla. Da fuoco. Matella in campo. Il romano però. Fatto fallo. Girati. Panna copri, gripure. Amato, controllo un po' rischioso. Serve adesso centralmente Barbera, ma è intervenuto Coco Gioia. Lo rincorre Cannatella. Gioia contro tutti. Arnone duro. Poi a combattere. La tiene in campo il 9. Butta fuoco per Sassi. Che punta l'uomo. Cespica sul pallone. E serve involontariamente continuo. Che serve Romano. Sul destro. Bella la finta. Romano! Flirta ancora col gol in 7. Non arriva il gol per la punta del Tottenham, che non riesce a gonfiare la rete. Ci ha provato con la punta, poi l'ha sfiorato il palo. Barbera ancora, Cannatella a rincorrerlo. Non si ferma un attimo il 27. Gioia, Barbera, scambiano ancora i due. Lotta Barbera. Bene Cannatella con calma ed eleganza a servire il suo portiere. Ora falletta, pressing alto del Chelsea. Rischia ancora Di Maio. Butta fuoco a stoppare. Guarda la porta! Butta fuoco! Grandissimo gol del 32. Di Maio tocca, ma non basta. Chelsea che rimette tutto in parità. Grandissimo gol. Spettacolare qui. Del difensore del Chelsea. Si è preparato benissimo, ha avuto lo spazio giusto. È un grandissimo gol. Ma posso dire una cosa, fa? Signore, appena esce tempo. Sali con la palla. Valentino anche lui. Ci ha voluto provare da lontanissimo. Non ha avuto lo stesso esito di buttafuoco dall'altro lato, che ha rimesso in piedi il match. Di fresco, molto bene, con calma e tranquillità. Ha circunnavigato Cannatella, Russo per buttafuoco. Bella finita su Cannatella. Buttafuoco è in stato di grazia oggi. Buttafuoco fermato però da Cannatella. Riparte il Tottenham. 3 contro 1. Arculeo dentro. Romano non arriva. Palla troppo lunga di Arculeo ed era forse troppo avanti Romano. Ha buttato un brutto contropiede qui il Tottenham. Era veramente ghiotta l'occasione per i bianchi. Niente da fare, però. Di fresco, dentro, Russo sponda, Coco Gioia è partito. Non riesce però a saltare Arculeo. Che adesso gioca su Cannatella. Destro! Di fresco. E time out per il Tottenham. Minchia, il fiato tagliato e mi fai uscire.
La vita cosa? Porco Dio, ogni partita è così, gioco 20 minuti ogni partita. Mamma mia. Tu lo capisci questa cosa? Andrà Arculeo a battere l'angolo. Si era fatto vedere Ceravolo, palla però lunga, invece per Contino che sbaglia lo stop. Riparte il Chelsea. Io credo, mi sono il primo a uscire quando c'è da uscire, ma perché yes. Stavo arrivando 876 palloni, stavo correndo. Zambito l'ha tenuta in gioco, secondo il direttore di gara. Fede, Loriano. Ha tanto spazio. 10. Loriano. Palla buttata dal 10 del top. Amato guarda avanti, voleva forse servire qualcosa. Butta fuoco, Russo non controlla, è passato Ceravolo, Contino, finta. Sa chi servire, lo contrasta Russo, recupera palla bene il Chelsea. Coco Gioia l'alza per butta fuoco. Però non arriva. Dietro Coco. Loriano con le mani, lunghissimo Amato, bella diagonale difensiva. Occhio Cosimo. Contino con le mani al volo Ceravolo, riparte il Chelsea. Gioia punta Arculeo. Fa fallo Arculeo. Fa fallo Coco Gioia, quindi è fallo in attacco di Coco Gioia. Arculeo era già ammonito. Oh, come? Ma c'è domani, scusa. Che discusa, non parlare, che discusa. 70 anni che siamo. Fallo di Gioia, quindi su Arculeo. Decisione un po' dubbia. Tanto ha ripreso palla il Chelsea, riparte Buttafuoco che oggi è pazzo. Buttafuoco saltato Arnone, ancora Buttafuoco non riesce a servire Coco Gioia e allora riparte il Tottenham. Squadre lunghissime, Stassi ferma Arculeo e serve ora Gioia, ancora Gioia, Stassi guarda la porta colpito in pieno Arnone. Toccamela! Stassi con le mani dentro, fa scorrere Russo. Oh, mi state sufrendo una minchia tutti. Albe, Albe, se devi stare dietro però. Ma tu sei a tutto campo, devi aiutare, compagno. Accardi. No, Accardi, scusa, è Zambito. La maglia di Accardi mi ha destabilizzato. Palla lunga per Ceravolo. Ceravolo, a 5 fai cambi. A 5 minuti fai cambi. Butta fuoco. Taguano spazza, Coco Gioia a stoppare, pressato Arculeo, alla sua sinistra c'è Russo contro Di Maio, Russo con la punta, ancora Di Maio col piedone. Loriano riparte, nessuno lo ferma, ha passato anche Barbera il 10. Servito ora Arculeo, dentro Ceravolo, finta, col sinistro Ceravolo. Palla altissima. Grande partita comunque. Com'è stata la parata di Di Maio? Una grandissima parata. Grandissima parata. Dai portieri. Ah, un gran portiere. Cristian Conti è un gran portiere. Amato. Io a fine partita devo volare. Stassi, Barbera, centrale, dentro, Russo! Ha lisciato il pallone Marco Russo e si è scontrato contro Di Maio. Rimangono a terra i due.
Io per il mio ritorno perdo anche l'auto. Manco di Chiara. Lancio lungo. Mi siete che scambiati? Scusi signor capo, ma qua possono fare tutti tutto. Arnone non salta Stassi, 2 contro 2, sta salendo anche il russo, Stassi per Gioia, Gioia contro Di Maio, Gioia! 2-1 Chelsea, giallo intanto per Arnone che aveva fatto fallo su Stassi, fatto sta che Gioia è rimasto a terra ma ha fatto il 2-1 a 5 minuti dal termine della partita. Non mollano mai i Blues. Che ricordo hanno giocato 7 minuti del primo tempo in 7 contro 5. Quindi 2 in meno. Vabbè, Zambo esce entro. Stanno anche vincendo. Un po' di confusione adesso in casa Tottenham dopo il gol subito e il vantaggio del Chelsea. Ma la prossima cambio per me. Cristian sta giocando una partita intera. Ma come scambiano Stassi e Gioia davanti. Amato a spazzare, diventa un assist per Russo. Gamba tesa di Ceravolo, non sanzionata. Loriano a servire Cannatella. Ceravolo con la punta. Rimane in campo il pallone in qualche modo. Si gira Gioia, bellissima giocata su Ceravolo. Lo insegue Cannatella. Entrata maschia di Cannatella. Rimane a terra Gioia. Si è alzato Gioia, è ripartito il match. Barbera! A incrociare, ha sfiorato il palo. Stava per fare il 3-1 il Chelsea. Arnone. Falletta. Out di sinistra. Guarda la porta da quando con la punta delle dita. In calcio d'angolo. Mancano 2 minuti, anzi un minuto e scarso, 1 minuto e mezzo. Là dentro con la testa buttafuoco, con la testa anche Barbera è un po' indeciso, interviene il Romano, si lotta nelle rigore del Chelsea, poi Amato la copre. Lo fa buttare fuori di nuovo a Cardi. Buttafuoco, spazza, c'è Gioia da solo, ancora contro Cannatella, Gioia, finta Cannatella come può, non lo riesce a fermare, Gioia! Coco Gioia! Non è gol! Ragazzi, stiamo scherzando, Federico, Gioia, è passato Gioia, non perdete il pallaggio! Ragazzi, era gol, ragazzi. Ottica, illusione ottica del gol, ragazzi, era gol. Lukaku, ma eri il replay. Lukaku di nuovo in campo aperto. Ah no, era il replay. Ma eri il replay. Incredibile, di fresco con le mani. Non ti è sembrato gol? Ah, ok, non era, non solo io. Okay. Federico mi ha guardato, ha fatto. Come a dire, mica gol ha fatto. E si rimane allora 2-1, ultima esperienza per il Tottenham, non l'ha chiusa Gioia, sbaglia il controllo Romano. 2 minuti di recupero, 2 minuti di speranze per il Tottenham. Fa ridere, quello per me era gol. Gioia.
centro per Barbera. Bellissima, vita è passato Barbera, Di Maio! Di Maio! Che miracolo! Hanno ancora senso i due di recupero per il Tottenham. Col tacco continuo sbaglia tutto. Amato a ripartire, a lottare con Falletta. Vince il rimpallo Falletta. Laterale per il Tottenham. Rischia continuo con Coco Gioia. Ultima occasione per il Tottenham. Continuo dentro. Ha spazzato Amato. Laterale Tottenham. Manca pochissimo. Romano. Prestato a Gioia. Finta di corpo. Romano. Guarda la porta. Palla a Renzo Barbera. Gioia. Lukaku. Ah no, è il replay. Ho fatto tutti i gol, è sembrato. Barbera centralmente, completamente da solo. Servito adesso Gioia. Ancora con contro Cannatella. Stavolta ha vinto il rimpallo Cannatella, che è anche un po' zoppicante. Arnone, ultimo pallone probabilmente della partita. Ceravolo contro buttafuoco. Ceravolo in qualche modo vince il rimpallo. Ceravolo passa contro due, si complica la vita da solo probabilmente, e buttafuoco se la complica ancora di più. Calcio d'angolo allora per il Tottenham. Bravo, bravissimo. Anzi no, è rimessa laterale con le mani. Ceravolo dentro, rimpalli con la mano, butta fuoco nel calcio di rigore per il Tottenham all'ultimo minuto. Incredibile, incredibile questa partita. Rimpallo sul braccio di butta fuoco, che fin qui era stato l'eroe dei suoi. Purtroppo non può nulla su questo rimpallo, e andrà capitan Ceravolo a prendersi la responsabilità di questo rigore. Tutte le speranze del Tottenham sono riposte su di lui. Vediamo se sarà miracoloso Daguanno come Di Maio in precedenza. Ceravolo contro Daguanno. Ultimo secondo, ultima occasione e poi sarà fischio finale. Parte il 3. Ceravolo! Traversa piena e finisce qui! Vince il Chelsea per 2-1! Incredibile! Saluto Lauri. Ci vediamo stasera con due big match della Liga.